strappo, ti stappo e vinco. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sull'onda di un jingle anni 80 apro il video dicendo che oggi faremo un video coi tappi. Sì, trasformeremo dei banalissimi tappi in plastica, un po' di detersivo, un po' di bottiglie di acqua in carinissime variopinte bamboline. E allora vi ho incuriosito? Benissimo! E allora è il momento ideale per venirmi a cercare su Instagram, perché lì ho già postato la foto. Andatemi subito a cercare su Instagram col cellulare, andate, cercate Arte per te, quindi cliccate su segui e seguitemi anche là per anteprime e tante novità. Faccio sempre la rima. Naturalmente seguitemi anche sui miei altri canali, Due Cuori Una Cappa e Ombretta, e adesso spostiamoci di là e andiamo a vedere la bambolina matrioska come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre bamboline matrioska con il riciclo dei tappi di plastica. Cosa ci occorre? I grandi protagonisti, 5 tappi di plastica. Io ne ho qui uno da detersivo con la tipica forma così a campanella, poi ne ho uno di un succo di frutta giallo e poi ne ho 3 verdi, uno un po' più alto e 2 più bassi e larghi. La scelta è stata del tutto casuale, ho scelto tra i miei tappi quelli che assemblandoli assieme potessero contenersi nelle forme l'un l'altro. Delle decorazioni, delle perline adesive, io ho queste della Bobanni ma le vendono anche i cinesi, e poi dei colori acrilici che possono essere o in tubetto o i semplici uniposca. Se usate quelli in tubetto ovviamente vi occorreranno anche i pennelli e ovviamente ci servirà un tagliabalza, quindi ci occorrerà anche una pistola per colla a caldo con relativa stecca. Iniziamo subito. Come prima cosa, su uno dei tappi che ho qui con me sparo al di sopra della colla a caldo in modo da creare, voilà, una sorta di cupolina che sovrasti tutto il tappo. Quindi faccio in modo che si crei proprio una superficie tondeggiante, voilà, così, su cui poi andrò a dipingere il faccino e lasciamola asciugare. Prendiamo la nostra campanella, questa qui, e orpelliamola con una serie di abbellimenti. Sulla parte che voglio frontale vado ad applicare qualche strassetto per ornare il vestitino. Quindi ne metterò uno grosso qui in basso. Questi sono adesivi, ma io preferisco comunque assicurarli con un puntino di colla a caldo, perché poi col caldo estivo tendono a staccarsi, quindi uno qua. Tutto attorno. Per collegare il giro superiore col giro inferiore applico, dando anche qui un puntino di colla per farlo stare fermo, un giro di strassetti verdi. Allora, siccome la testa verrà ornata col giallo, prendo anche degli strass gialli per decorare il resto del vestitino. Approfitterò di questo fiorellino, prendendo 2 petali di questo fiorellino faccio una sorta di collettino che pongo proprio qui, voilà, alla sommità del vestitino. Benissimo, è abbastanza agghindata, possiamo proseguire. Adesso su questo metto un bordo di colla a caldo e lo attacco nella parte superiore, così, e anche qui applico degli strassetti. E voilà, finito di decorare il vestitino. Prendo un tappo
tappo e adesso posso decidere se dare una funzionalità a tappo, quindi attaccare questo pezzo così e continuare ad usare la bambolina come tappo, o dare la funzionalità segna posto e quindi coprire l'interno chiudendo il tappo. Io lo userò come segna posto, ma voi se lasciate appunto il tappo in evidenza potete usarlo come tappo per le bibite in estate. Chiuso anche questo e adesso concentriamoci sul viso, che è la parte più difficile. Adesso prendo un tappo X che non mi servirà per la composizione, ma lo userò come base per il mio colore. Prendo un rosa pelle e dipingo la faccina della mia matriosca. Prendo del giallo dal mio Uniposca e dell'azzurro, li miscelo insieme, creo un bel verde che però è troppo chiaro, quindi metto anche un po' di blu e creo un giro tutto attorno di verde e anche qui, vedete, faccio un semicerchio così e questa parte superiore la dipingo in verde e coloro anche il giro del tappo, anche se questo è già verde, quindi lo colorerò soltanto un pochino. Li avevate mai usati gli Uniposca così? Sono dei colori acrilici molto fluidi e viene molto bene dipingere perché sono molto coprenti, ma allo stesso tempo molto facilmente gestibili. Provate ad usare gli Uniposca così a pennello, vi divertirete un sacco. Prendo il viola, faccio una sorta di lilla. Faccio le palline. Ora prendiamo il giallo e facciamo i capelli. La mia matriosca è bionda. Chissà perché, chissà perché. Che carina, ombrettina matriosca. Adesso prendiamo il nero, bagniamo la punta del pennello e scarichiamola molto bene. La boccuccia, che naturalmente in una matriosca deve essere rossa. Manca solo una cosa, una guanciotta un po' più rosea, quindi io prendo un po' del mio rosa dell'incarnato, una micro punta di Uniposca, perché l'Uniposca è super pigmentato, e qui inserisco una guanciotta e due guanciotte. Aspettiamo che si asciughi tutto perfettamente. A questo punto prendiamo un puntino di colla a caldo e sporchiamo il fondo del tappo, quindi applichiamo all'interno la faccina
appena fatta, così, con un altro punto di colla, assembliamo la faccina al resto dell'elaborato. Suggerimento: mettete la colla sul fondo del tappo, fate asciugare leggermente la colla, se no fuorirebbe l'altro, quindi applicate e lasciate un po' di spessore. Ed eccola qua, la nostra matrioska bella e pronta per essere un bellissimo segna posti. Dove mettere il nome? Applicatelo con un cartoncino qui sul retro di lato. Io adesso questa non la rovino, però applicate col cartoncino un nome, ma potete utilizzarle, ripeto, anche come tappi di bottiglia, semplicemente, per intenderci, applicandole su dei tappi ancora utilizzabili e facendo in modo che questi si svitino, si avvitino. O potete applicare qua sotto il tappo di sughero per tappare le bottiglie di vino che magari vengono aperte durante l'estate, e così in modo da tappare quello che rimane stappato. Sulle bottiglie di Coca-Cola, Fanta, Sprite, basta un semplice tappo che è universale per tutte le bibite. Quindi ragazzi, che dire, questa è la matrioska, vi lascio alle foto, buona estate e non buttate i tappi, perché con i tappi può venire fuori qualcosa di veramente, veramente carino. Ci vediamo dopo le foto, ciao! Avete visto, assemblando qualche tappo, cosa viene fuori? Potete usarla così, come semplice ornamento per le vostre estate creative, oppure potete usarla proprio come tappo estivo per le bibite o come segnaposto delle tavole estive. Decidete voi la destinazione, fatene tantissime, tutte variopinte. Se vi va di farmele vedere, postatemele sulla mia pagina Facebook, Arte per te, anche là. E noi ci rivediamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Alla prossima volta! Ciao a tutti ed eccoci pronti per l'estrazione del Liquitex offerto da Mondo Artista. Ringrazio Mondo Artista per aver accettato di regalare a uno di voi un bel malloppone di Liquitex con cui faremo tantissime cose molto presto. I commenti lasciati sono 157, sorteggeremo con random.org dal più recente al meno recente e l'unico estratto sarà il vincitore. 157. Ragazzi, incrociate le dita perché oggi il premio veramente merita. Dopodiché dovrete farmi avere il vostro indirizzo sulla pagina Facebook di Arte per te tra i messaggi e io manderò il vostro indirizzo al Mondo Artista, che vi farà recapitare direttamente il Liquitex a casa. Andiamo, 53, vediamo chi è, ve lo dico subito. C'è Alice Casari con il commento: che bello, non vedo l'ora di vederti all'opera con la Fluid Paint, partecipo molto volentieri, grazie, un abbraccio. Bellissimo, quindi va ad una patita di Fluid Paint, perfetto. Alice, fammi avere il tuo indirizzo sulla pagina Facebook di Arte per te. Grazie a tutti per aver partecipato, non demordete perché i sorteggi torneranno sempre, specialmente in autunno, e noi ci rivediamo tutti al prossimo video. Complimenti Alice, complimenti da tutti noi.